Ogni lavoratore quotidianamente è esposto ad una molteplicità di rischi più o meno grandi che possono generare infortuni sul lavoro oppure portare a malattie professionali. Cerchiamo di fare luce sulla materia con degli esperti di settore e di capire anche quali siano i diritti dei lavoratori, sia che siano dipendenti, sia che siano autonomi. Ci troviamo oggi nella sede provinciale del patronato EPACA di Coldiretti, a Cuneo, con la responsabile Francesca Rostagno. Partiamo intanto dalle basi. Qual è la differenza tra un infortunio sul lavoro e una malattia professionale? La malattia professionale, detta anche tecnopatia, è la patologia che può contrarre il lavoratore per il lavoro abituale svolto oppure per fattori che ci sono comunque inerenti nell'ambito lavorativo, quindi con il passare del tempo. Mentre invece l'infortunio lavorativo avviene per causa violenta, quindi in un determinato momento e in modo immediato. Questa è la reale differenza tra la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro. Per fare due esempi molto semplici, come infortunio sul lavoro possiamo pensare al lavoratore che accidentalmente cade e si rompe una caviglia. Come un esempio invece di malattia professionale possiamo pensare al frutticoltore che in modo ripetuto per il lavoro appunto che lui svolge, quindi per raccogliere la frutta, alza le braccia in modo superiore rispetto alle spalle e quindi col passare del tempo può avere dei problemi alle spalle. Entriamo nel dettaglio delle malattie professionali con il dottor Michele Astesano, che presta consulenza medico-legale qui al patronato EPACA di Cuneo. Dottore, le malattie professionali sono tutte uguali? No, le malattie professionali non sono tutte uguali. L'INAIL distingue due grosse categorie di malattie, quelle tabellate e quelle non tabellate. E poi per le tabellate si dividono ulteriormente per l'agricoltura e per l'industria. Quelle tabellate è già stato riconosciuto il presumibile nesso con il lavoro, ad esempio un'ernia del disco per un lavoratore che ad esempio utilizza il trattore come mezzo vibrante o il tunnel carpale per gli addetti alla potatura, al taglio. E poi ci sono invece altre malattie che sono non tabellate, dove invece è a carico del paziente il dimostrare che la malattia è esordita a causa del lavoro che compie. Veniamo adesso ad un esempio pratico. Un lavoratore autonomo svolge da anni un lavoro particolarmente pesante che sembra provocargli un problema alla schiena. Che cosa deve fare per ottenere il riconoscimento della malattia professionale? Allora, come primo passaggio deve, al momento in cui c'è il dubbio o l'esordio di una malattia di questo tipo, rivolgersi al proprio medico di famiglia per fare il primo certificato di malattia professionale. Dopodiché questo certificato che viene trasmesso all'INAIL deve essere portato in patronato dove viene successivamente fatta la denuncia di malattia professionale all'INAIL e poi ci sarà la valutazione INAIL con la disamina del caso e quindi il riconoscimento o meno della patologia. Cosa fare se la malattia professionale dovesse aggravarsi nel tempo? Allora, se al paziente è stata riconosciuta una malattia professionale, a seconda dei casi, a seconda del riconoscimento, è possibile fare, si chiama revisione del caso, ovvero delle domande di aggravamento che possono essere fatte sia da parte del paziente con delle tempistiche che variano a seconda del caso, ma comunque sempre entro il 15° anno dal riconoscimento della malattia, oppure possono anche essere richieste poi direttamente dall'INAIL, anche in questo caso a seconda dei casi. Parliamo ora degli infortuni sul lavoro. Che cosa può fare un lavoratore nel momento in cui ha un infortunio? Il lavoratore dipendente autonomo, nel momento in cui ha un infortunio, deve immediatamente recarsi dal proprio medico di famiglia al pronto soccorso per ottenere le cure adeguate per risolvere il problema di salute e per ottenere il certificato medico con la diagnosi e la prognosi. Il lavoratore dipendente deve comunicare immediatamente al proprio datore di lavoro che è avvenuto questo infortunio, comunicando anche la prognosi dei giorni. È molto importante fare questa comunicazione in modo tempestivo, perché se viene effettuata in ritardo, il datore di lavoro non può indennizzare il lavoratore per i giorni precedenti all'avvenuta della denuncia.
perché non poteva essere a conoscenza di questo infortunio. Per i lavoratori autonomi, invece, è indispensabile che venga effettuata immediatamente tramite il proprio consulente oppure personalmente la comunicazione in via telematica al sito dell'INAIL. Come fare allora per rivolgersi ad EPACA? I nostri uffici EPACA sono dislocati su tutta la provincia. Siamo presenti ad Alba, Abra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e poi c'è il nostro ufficio qua, che è l'ufficio provinciale di Cuneo. Dovete telefonare al numero 0171 447265 e l'addetta di patronato vi predisporrà un appuntamento con il nostro medico per valutare così la vostra situazione.